torniamo in Italia con altre bellezze da capogiro, le barche. A Genova si è aperto il Salone Nautico che festeggia i suoi 50 anni. 2.300 barche e 1.400 espositori di ogni parte del mondo. Sono numeri record quelli del Salone Nautico di Genova che festeggia i suoi 50 anni di storia. Questa è l'ammiraglia motore del salone, un 60 metri che sembra quasi un traghetto. All'interno non c'è limite al lusso, lo yacht costa 60 milioni di euro, uno per ogni metro di lunghezza e viene affittato alla cifra di 360 mila euro la settimana. Tante le novità di questo salone, un mini campo da golf sulla barca capace di correggere il moto ondoso, la prima moto d'acqua dotata di freni, pilota automatico per le barche a vela, ma anche imbarcazioni per tutte le tasche come questa, la più piccola del salone, che costa 13 mila euro. Notevoli passi avanti anche per la tecnologia della sicurezza. Una coperta monoscocca, quindi una barca strutturalmente più importante, più resistente, più confortevole in navigazione, ed è un nostro brevetto. Un anniversario importante, il Salone di Genova apre autorevolmente di fronte alla sfida di una crisi che ha impattato duramente il settore nautico, con grande completezza merceologica. Il ministro Matteoli ha accettato di farsi da portabandiera del mondo della nautica da diporto, che essenzialmente ha bisogno di una grande semplificazione delle normative. Il Salone Nautico resterà aperto fino al 10 ottobre. Nella prossima settimana a Genova arriveranno circa 400.000 persone da tutto il mondo.